l'umile coscienza di sé. L'uomo, per sua natura, anela a sapere. Ma che importa il sapere se non si ha il timore di Dio? Certamente, un umile contadino che serve il Signore è più apprezzabile di un sapiente che, montato in superbia e dimentico di ciò che egli è veramente, vada studiando i movimenti del cielo. Colui che si conosce a fondo sente di valere ben poco in se stesso e non cerca l'approvazione degli uomini. Dinanzi a Dio, il quale mi giudicherà per le mie azioni, che mi gioverebbe se io anche possedessi tutta la scienza del mondo, ma non avessi l'amore? Datti pace da una smania eccessiva di sapere. In essa, infatti, non troverai che sviamento grande ed inganno. Coloro che sanno desiderano apparire ed essere chiamati sapienti. Ma vi sono molte cose la cui conoscenza giova ben poco o non giova affatto all'anima. Ed è tutt'altro che sapiente colui che attende a cose diverse da quelle che servono alla sua salvezza. I molti discorsi non appagano l'anima. Invece una vita buona rinfresca la mente e una coscienza pura dà grande fiducia in Dio. Quanto più grande e più profonda è la tua scienza, tanto più severamente sarai giudicato proprio partendo da essa, a meno che ancor più grande non sia stata la santità della tua vita. Non volerti gonfiare, dunque, per alcuna arte o scienza che tu possegga, ma piuttosto abbi timore del sapere che ti è dato. Anche se ti pare di sapere molte cose, anche se hai buona intelligenza, ricordati che sono molte di più le cose che non sai. Non voler apparire profondo, manifesta piuttosto la tua ignoranza. Perché vuoi porti avanti ad altri, mentre se ne trovano molti più dotti di te e più esperti nei testi sacri? Se vuoi imparare e conoscere qualcosa in modo spiritualmente utile, cerca di essere ignorato e di essere considerato un nulla. È questo l'insegnamento più profondo e più utile: conoscersi veramente e disprezzarsi. Non tenere se stessi in alcun conto e avere sempre buona e alta considerazione degli altri. In questo sta grande sapienza e perfezione. Anche se tu vedessi un altro cadere manifestamente in peccato o commettere alcunché di grave, pur tuttavia non dovresti crederti migliore di lui. Infatti non sai per quanto tempo tu possa persistere nel bene. Tutti siamo fragili, ma tu non devi ritenere nessuno più fragile di te.